spesso all'università siamo andati a studiare, ma non soltanto all'università, anche nella nostra vita ci siamo appassionati a quelle materie che un po' sentivamo vicine per il nostro modo di essere, ma un po' che ci sono piaciute o sono diventate nostre passioni grazie al lavoro che è stato fatto dagli insegnanti su di noi, da un punto di vista proprio di imprinting, di insegnamento. Io per esempio ho fatto degli studi perché sono stato molto legato a mio caro professore del liceo, che consideravo una grande persona e ha aiutato a far nascere in me una passione che poi mi sono portato avanti nel tempo. Oggi parliamo di scienza. Oh, la scienza è una materia bellissima, anche perché è qualcosa che ritroviamo nella nostra vita quotidiana. Anche adesso io sto parlando a un microfono, voi ci state ascoltando, che ne so, dalla macchina, attraverso l'FM, e questa già è scienza, come dice che direbbe qualcuno. Molto spesso sento dire però la scienza è una roba un po' noiosa, la scienza è una roba un po' fredda, sento questi aggettivi, e probabilmente dico io perché non viene fatta nella maniera giusta, perché è bene dare le nozioni, è bene scrivere le formule alla lavagna, è bene, bisogna farlo, studiare sui libri e imparare, però ci vuole anche quell'aspetto, proprio perché, come ho detto prima, è pratica, di mettere un po' le mani in pasta. E allora figuriamoci poi se si è bambini, se si è aperti un po' a tutto e si comincia a associare la scienza con il divertimento e con il gioco, e l'imprinting direi perfetto poi per farsela piacere per il resto della propria vita. E allora questa è un po' l'idea alla base dell'associazione che stiamo andando a descrivere, a raccontare. L'associazione, per l'appunto, Scienza Divertente, un'idea promossa e portata avanti da Loredana Lombardi. Ciao Loredana, ben trovata. Grazie. Scienziata innanzitutto, che sì. Scienza, c'è un famoso scienziato che parla così, adesso non mi viene in mente, è un'imitazione di Cross, amico, la scienza, non mi ricordo chi fosse. Comunque, associazione Scienza Divertente Roma, puntualizziamo, un'associazione proprio che si occupa della promozione della cultura scientifica per, esatto, i bambini. Sì, sì. Questo è l'obiettivo, diciamo, dell'associazione, cioè di promuovere la cultura scientifica facendo fare ai bambini esperienze di scienza ed esperienze belle, piacevoli, divertenti, proprio per lasciare loro un bel ricordo, se non altro. È vero. Diciamo, anche il più possibile, diciamo, dei contenuti e delle informazioni, ma soprattutto, certo, un'esperienza bella. Divertente. E quindi noi, esatto, divertente, quindi noi proponiamo ai bambini di fare degli esperimenti, quindi di mettere le mani in prima persona nelle cose, proprio mettere le mani direttamente negli esperimenti per vedere che la scienza poi è una cosa intanto vicina a noi, ecco, e non così lontana, che ci spiega anche, certamente ci spiega dei fenomeni originali, ma ci spiega anche dei fenomeni quotidiani. Esatto. Beh, per esempio noi tutti più o meno cuciniamo a casa, no? Certo. Quella è tutta chimica, certo, temperatura, sì, massa, esatto, volumi, fisica, sì, appunto, esatto, no? Chimica e fisica, certo, sì, sì, è così. E quindi l'idea è proprio questo, insomma, di far vedere ai bambini che, ecco, la scienza non è una cosa così distante e non è solo teoria, perché la scienza di per sé, diciamo, tipicamente, voglio dire, la scienza nasce dal metodo scientifico, esatto, che è sperimentale, esatto, no? Di Galileo, una cosa empirica, esatto, quindi bisogna provare, questo è quello che noi vogliamo riproporre ai bambini. Lo facciamo in un modo che è anche molto ludico, per cui appunto le attività sono proposte in modo divertente, in modo accattivante, proprio per lasciare ai bambini un bel ricordo, esatto, e quindi farli avvicinare a questa queste discipline, perché ovviamente sì, sì, chiaro, la chiaro. Scienza è fatta di tante discipline, noi offriamo dei laboratori o degli spettacoli che coprono tantissimi ambiti della scienza, quindi sia ad esempio a partire dalla scienza di base, quindi chimica, sì, fisica, biologia, anche alle scienze applicate, quindi la tecnologia, l'ingegneria e poi anche cose sull'astronomia. Oh, infatti, e cose legate. Per dire, siamo di notte, scusa, certo, una volta celeste non ci garba? Assolutamente . Sì. E poi anche ancora la scienza applicata, ad esempio, alla tutela ambientale oppure alla salute e al benessere
fisico, diciamo. La medicina. Medicina. Prima abbiamo parlato di cibo, no? Ecco, ho estromesso la biologia, però anche... Cioè, come no? Certo, la biologia poi è la mia materia. Esatto, quello che assumiamo, no? E lì certo. È anche un discorso... Assolutamente. Proteine, eccetera, eccetera, carboidrati, bla 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 bla. Sì. E tutto questo viene appunto proposto in base all'età dei bambini, quindi a partire dalla scuola... Ecco, target seguite? Diciamo, noi partiamo con delle attività che vanno bene per i bambini della scuola materna, quindi diciamo da 3-4 anni. Io pensavo già elementari, sì. No, piccoli, anche i bambini piccoli. Della scuola materna, sì, perché anche loro possono fare. Ma quelli che diventano tutti scienziati, sai che quella è un'età, cioè che si appassionano di una cosa. Poi sono proprio sono bellissimi da vedere i bambini della scuola materna, perché sono proprio si incuriosiscono, no? Sono curiosi, si sorprendono, è molto bello. Anche gli altri, poi i bambini delle elementari e anche i ragazzi delle medie. E proponiamo dei laboratori anche per i ragazzi dei primi anni di scuola superiore, quindi certo, diciamo 15 anni, insomma, fino a quest'età. Assolutamente, ottima idea. Poi tra l'altro, ecco, prima dicevi io sono biologa, voi avete tutti più o meno un background, no, più o meno, troviamo il più o meno, avete un background di studi scientifici? Sì, tutti i collaboratori dell'associazione che sono un gruppo di una decina di scienziati, li chiamiamo noi, sono tutti dei giovani laureati, alcuni sono anche dottori di ricerca in varie discipline scientifiche, dalla biologia alla fisica, alla geologia, alla medicina, alla psicologia, che insomma... Certo, quindi anche le scienze umane come vengono definite. Sì. Bene, beh, molto interessante, assolutamente. Complimenti Loredana. Ecco, su che territorio vi muovete? Cioè, andate nelle scuole di Roma, frequentate, non so, dei luoghi particolari dove è possibile poi mettere in pratica tutto quello che hai detto? Allora, l'associazione si sposta per realizzare le attività lì dove è richiesta. Allora, nella zona di Roma e la provincia di Roma. E la provincia, chiaro. Ovviamente. Quindi certamente tutte le scuole, appunto dicevo, dalla materna fino ai primi anni di scuola superiore, alle quali proponiamo tante attività diverse, insomma, da fare sia durante l'orario curricolare, quindi durante l'orario scolastico, che invece come attività pomeridiane al di fuori dell'orario scolastico. E poi anche tutte quelle attività, insomma, o enti che si, diciamo, interessano di educazione e di intrattenimento dei bambini, quindi ad esempio le librerie per bambini, ecco. O anche non per bambini, insomma, le librerie che hanno uno spazio. Esatto, però. Che hanno uno spazio. Ecco, perché poi voi dovete portare, non so, degli oggetti, degli strumenti. Noi portiamo ovviamente del materiale. Che però per la maggior parte, anche proprio come scelta, diciamo, dell'associazione, è materiale di uso quotidiano. Perfetto. O di ciclo, quindi cose che comunque si trovano al supermercato, al massimo proprio in farmacia, ecco, diciamo, certo. Come cosa più complessa. Quindi diciamo che noi normalmente abbiamo bisogno solo di un tavolo e eventualmente delle sedie per far stare seduti i bambini, che altrimenti fanno anche gli esperimenti in piedi. Certo. Però diciamo... Posso dire una cosa? Posso fare, maestra, posso fare una proposta? No, mi veniva da pensare, considerando che Roma e la provincia è piena di parchi, di verde, tu sei anche una biologa. Magari, non so, durante il periodo primaverile, estivo, le giornate sono belle, anche organizzare qualcosa a contatto con la natura, potrebbe essere un'idea. Beh, sì, perché no, certo. No, cioè, poi, da unire a questo pacchetto, no? Sì. Ti porto, non so, a vedere. Cioè... Certo, assolutamente sì. Poi un'altra cosa che anche facciamo, è una cosa secondo me anche molto originale, insomma, facciamo anche l'intrattenimento per le feste di compleanno. Ah, ok. Quindi se dici, un invece bambino... che affidarsi all'animazione, esatto, classica, all'animazione classica, si può proporre un laboratorio o uno spettacolo interattivo in cui appunto il festeggiato e i suoi amici e amiche partecipano a un laboratorio, quindi fanno un'esperienza diversa, che è comunque molto divertente, perché poi alla fine si divertono i bambini. Ecco, infatti, insomma, ti volevo far tirare un po' le somme finora, sì. Come giudichi questo esperimento? Come sta andando? Beh, la risposta che abbiamo è molto molto positiva. I bambini che partecipano alle attività sono tutti, devo dire, molto, molto soddisfatti, molto contenti, perché appunto poi vivono un'esperienza bella. Poi è chiaro che i bambini più piccoli prendono soprattutto l'esperienza, quindi, no? Insomma, l'esperimento carino, che se metti, non so, se metti il pepe sull'acqua e lo tocchi col... adesso provate. Se metti il pepe sull'acqua e lo tocchi con un cotton fioc bagnato nel sapone per i piatti,
Che fa? Io non lo so. Che fa? Il pepe nell'acqua. Il pepe, diciamo, galleggia sull'acqua. Per... Okay. E questo è a causa della tensione superficiale dell'acqua, no? Perfetto. Lo stesso motivo per cui le zanzare possono camminare sull'acqua. Sì. Perché le molecole d'acqua, diciamo, hanno una adesione tra di loro maggiore rispetto ad altri liquidi e quindi riescono a tenere il peso, anche, in questo caso anche dei granelli di pepe. Il sapone dei piatti, che è un tensioattivo come tutti i saponi, rompe la tensione, indebolisce la tensione superficiale dell'acqua e quindi il pepe inizia a muoversi nell'acqua e poi i granelli di pepe si vedono anche andare a fondo, cosa che prima non facevano. Quindi appunto è un esperimento semplice che però è anche molto d'effetto, quindi e poi caspita, ha una spiegazione, certo, chiaramente quindi, scientifica. Beh, quindi appunto, no, stavo immaginando rispetto a quello che mi raccontavi prima, quindi facilissimo, basta portare, sì, una pentola con dell'acqua, sì, anche e far un vedere, piatto di carta. Esatto, un piatto di carta, certamente, un, sì, pentolino, sì, e far vedere. Sì, allora, e questa è un po' l'idea, insomma, molti esperimenti, certo, non tutti, insomma, poi magari se parliamo di, ecco, il ghiaccio secco è una cosa un po' particolare, quindi magari non si trova facilmente, però molti esperimenti si fanno appunto con cose proprio di uso quotidiano e proprio nell'idea che poi i bambini vanno a casa e lo possono rifare. Riprovare. Esatto. Beh, esatto. Bellissimo, bellissimo. Complimenti ancora, Loredana. Allora, diamo un po' di contatti. Esiste ovviamente una pagina Facebook che, sì, potete seguire, Scienza Divertente, scritto tutto attaccato, Roma. Altrimenti il sito www.scienza-divertente.com, sempre a Roma. Sì. E ci sono degli appuntamenti tra le tante cose da ricordare da qui a dicembre, vero? Sì, poi gli appuntamenti, diciamo, crescono mano a mano, certo, però intanto perciò seguite la pagina, esatto, seguite la pagina Facebook perché così insomma siete sempre aggiornati sugli, certo, eventi in programma. Comunque adesso, diciamo, ce ne saranno tre nel mese di ottobre che sono dei laboratori nel nostro laboratorio, quindi proprio nella sede di Scienza Divertente a Dove Roma. Si trova? Si trova vicino alla stazione di Burtina, perfetto, una decina di minuti dalla stazione di Burtina. E sono degli appuntamenti che abbiamo chiamato Scienza e Merenda, perché è previsto un'ora di attività di laboratorio interattivo e poi una piccola merenda, diciamo così, a seguire le attività per riprendersi dopo le fatiche. Guarda, io ho partecipato alla maggior parte delle conferenze durante l'università sempre quando sapevo che c'era il banchetto. Cioè, quello era il motivo alla fine principale. Spesso sono andato al cinema anche solo per i popcorn, perché i film non mi piacevano. Andiamo al cinema, vabbè, ci stanno i popcorn, non la vengo. Ok. Capito? Quindi, insomma, questa è una cosa un po' che ritorna, cara Loredana. Benissimo, benissimo. Allora, ricordo a tutti, Scienza Divertente Roma, andate su Facebook, cliccate un like, abbiamo detto un po' le date. No, il 12 ottobre, il 21 ottobre e il 25 ottobre. E poi un'altra, insomma, occasione importante in cui ci potrete trovare sarà la Maker Faire, che si terrà a Roma dall'1 al 3 dicembre alla Fiera di Roma, e ci saremo anche noi insieme a molti altri espositori, insomma. Ah, ma questo non lo dite, gli altri non ci interessa. Non va c'è, bene, non però interessa. Ci sarà anche Scienza Divertente. Benissimo. E poi appunto, ecco, seguite la pagina Facebook per essere aggiornati su tutti gli eventi che faremo in giro per Roma e per la provincia di Roma. Perfetto. Loredana, intanto tu ti sei divertita a fare un po' di radio? Ti sei divertita? E allora, importante è quello, insomma. Beh, ti abbiamo anche noi lasciato una buona impressione, spero, un buon imprinting. A parte tutto, insomma, abbiamo dato i contatti, abbiamo ricordato queste date importanti. Facciamo complimenti, sì, ovviamente, a Loredana, a tutti. Posso aggiungere i membri dell'associazione, cosa... prego, anche due. Brevissima, ed è che appunto poi in realtà la proposta di Scienza Divertente è molto flessibile per tante anche aziende, quindi diciamo che anche le aziende possono pensare di utilizzare, diciamo, Scienza Divertente per fare una proposta, ad esempio, ai figli dei dipendenti oppure ai propri clienti, che è una proposta originale, una proposta anche insomma di contenuto sì, di, certo, contenuto importante. Importante, assolutamente. Loredana, stavo dicendo, ti volevo ringraziare, ti volevo fare i complimenti, a parte tutto, a parte gli scherzi, seriamente, per questa ottima iniziativa. Non possiamo, sì, neanche chiamarla idea, perché l'avete messa in pratica più volte e avete appunto ancora tante, tante cose, sì, da fare, che sta organizzando. Un saluto anche a tutti gli associati, un saluto a tutti coloro che collaborano con te a portare avanti questo progetto, e ti ringraziamo. Grazie, Loredana. Grazie a voi. Grazie davvero a Loredana Lombardi. E allora, mi raccomando, seguite Scienza Divertente su Facebook, mi raccomando, eh.